Salve a tutti, fratelli e sorelle, Dio vi benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo e Ave Maria. Eccoci qua, cari fratelli e sorelle, a leggere questa notizia che arriva da Spoleto, dove leggete bene: Spoleto, reliquia di San Giovanni Paolo II, rubata in Duomo. Un'ampolla con il sangue di San Giovanni Paolo II è stata rubata dal Duomo di Spoleto. A scoprire il furto della reliquia che era custodita nella cappella del crocifisso della basilica è stata la sacrestana al momento della chiusura, mercoledì sera. La curia arcivescovile ha avvertito immediatamente la compagnia dei carabinieri di Spoleto, che sta svolgendo le necessarie indagini, visionando anche le immagini dell'impianto di videosorveglianza. Bene, cari fratelli e sorelle, che dire, dobbiamo pregare molto. Vedete, stanno aumentando come ben sapete, stanno aumentando chiaramente gli atti vandalici, le persecuzioni contro la Chiesa stanno aumentando sempre di più. Noi dobbiamo solo che pregare e confidare nel Signore nostro Gesù Cristo e andare avanti facendo cenacoli di preghiera come stiamo facendo nel canale chiaramente che il Signore ci ha donato. Ecco, adesso se Dio vuole ne abbiamo tre, ringraziando il Signore Gesù, e quindi andiamo avanti su questa strada. Comunque, questa è la notizia che dovrebbe far riflettere e che dobbiamo pregare molto, e ringraziamo il Signore nostro Gesù Cristo oggi e sempre. Dio ci benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà. Lode e gloria a Cristo e Ave Maria.